Oh, buonasera per me, buonasera, buona Befana, Befana che è con la strega, non si è mai capito che c'entra Befana con l'Epifania, che è la manifestazione del divino sulla terra, ma sono ovviamente antiche sopravvivenze pagane, di solito a fine inverno si bruciava l'anno vecchio, che veniva rappresentato come una vecchia, un vecchio, brucia la vecchia, eccetera. Non so se la Befana rappresenti l'anno vecchio, non so se rappresenti una strega o quel che è, comunque di solito in realtà la Befana era prima della seconda guerra mondiale il giorno in cui si davano i regali ai bambini, perché Babbo Natale è arrivato in Italia dopo la seconda guerra mondiale, ma prima della seconda guerra mondiale i regali si davano alla Befana, quindi in realtà i bambini c'era la Befana del Duce, insomma. Ovviamente no, non perché il Duce avesse fascistizzato la Befana in camicia, no, ma perché sì, la Befana del Duce, perché era in quel giorno, anche prima di Mussolini, che si davano i regali. Semplicemente durante il fascismo era la festa in cui si davano i regali ai bambini poveri che si supponeva non avessero i soldi per i regali. Ma anche dopo la guerra c'era la Befana dei Vigili, insomma. Si raccoglievano regali e dopo la guerra. Poi piano piano Babbo Natale ha soppiantato la Befana, che è diventata una figura di secondo grado, tanto che la Befana non esiste negli Stati Uniti. Non c'è. La Befana è solo tipica dei paesi latini. Oh, e proprio di paesi latini parliamo di Distretto 56 con Larry Mannino, uscito il numero 2. Penso che valga la pena parlarne. Ieri abbiamo parlato di Zagor. Va bene, diciamo che, per esempio, queste sono storie degli anni 70, ovviamente, però in queste storie si respira qualcosa che in molti fumetti moderni manca. Cioè, ovvio che queste storie sono datate, il disegno è datato, Fernandez non è. Cioè, non è Salinas, non è Gomez, insomma, non è che sia sono disegni che ovvio che portano tutto il peso del tempo, nel senso che poi sono stati colorati, forse si è lasciati in bianco, non è che il colore mi dia poi molto fastidio, anche perché questi erano disegni che stavano il Lancio Story. E, tra l'altro, nel secondo numero, per questo ve lo faccio vedere, c'è un dossier Lancio Story che penso sia molto interessante. Questo mi spinge quasi a farlo, più che nel senso ci sono gli articoli che apparivano sul Lancio Story anni 70, cioè quegli articoli che leggevamo noi, tipo che dietro alle carte Madame Sebatis che leggeva i tarocchi sulla Lancio Story. Vabbè, poi le mitiche vignette, eccetera, eccetera. Penso che questa sia una buona idea, onestamente. Ovviamente è una cosa nostalgica, è ovvio che per il lettore di Lancio Story anni 70 e le imperdibili copertine degli anni 70. Naturalmente c'è il fumetto moderno, c'è il fumetto antico, questo è ormai fumetto antico, però quello che volevo dire, questi fumetti di Mannino e Collins è uno pseudonimo per Zappietro. Leggo qui che fu Ray Collins, ovviamente i nomi americani anche in Argentina andavano forte, si chiamava Eugenio Zappietro, pare che sia stato sempre il mitico Ugo Pratt a avvicinarlo al mondo dei fumetti come sceneggiatore. E bisogna dire che le sceneggiature di questi fumetti, per quanto possano sembrare ingenue per certi versi e anche moralistiche a volte, Mannino, che in realtà si chiamava, non fu adattato in italiano, ma si chiamava Zero Galvan, però Larry Mannino dava proprio perché, ecco, la volta scorsa mi ero dimenticato, non era Scorpio, era Serpico. Ci fu il famoso film con Al Pacino, Serpico, che ovviamente Larry Mannino rimanda un po' le atmosfere, Serpico che lottava contro la polizia corrotta. Larry Mannino rimanda un po' a Charles Bronson, sì, come dice l'introduzione, sì, in effetti, sì, il duro braccio, il giustiziere della notte, cioè quei vecchi film di Charles Bronson in cui
Charles Bronson, che tutti ricordiamo, anche C'era una volta al West, insomma, che suona armonica. E che cosa hanno queste storie che manca a molti fumetti moderni, pur disegnati meglio, pur con tutte le cose che c'hanno di meglio, eccetera? Manca che Zappietro ci mette un po' il cuore dentro queste storie. Sono storie di prostitute, sono storie di ragazze perdute, cioè, è ovvio che sono tutte storie che non finiscono bene, ovviamente il nostro eroe, Larry Mannino, rimane sempre solo nella notte, eccetera. C'è una bellissima storia, una bellissima, veramente questa è spettacolare, questa storia, nel numero 2, capitolo ottavo, in cui Mannino ritrova il fantasma della sua giovinezza, un po' Charles Dickens, e ripercorre la sua vita con tutti i suoi amori, eccetera, eccetera, in cui è una vita in cui Mannino questo qui è a colloquio, cioè passando per le vie del porto, rivede una sorta di quel bambino che era lui, ma una cosa veramente bella, veramente una storia veramente bella, in cui addirittura Zappietro cita Leopardi. Leopardi, che qui troviamo, che uno pensa, lancio storia di Leopardi, tiriamolo fuori Leopardi, perché ovviamente quello che dice il mitico Giacomo, quello che dice il tenente Mannino al giovane fanciullo è esattamente la morale di festa. Cerca di non crescere troppo in fretta, ragazzo, non ne vale la pena. Leopardi informato poliziesco, nel senso che Leopardi lo ritroviamo anche in Larry Mannino, cioè è la filosofia di Leopardi. Larry Mannino come eroe ovviamente è invecchiato, però tutte queste storie dove questi disegni possono, però voglio dire, sono storie che ancora oggi pigliano un po' lo stomaco. Mi ricordo tantissimo Lanterna Verde, i primi Lanterna Verde, insomma, le tematiche sono quelle, il Vietnam, la prostituzione, le ragazze vietnamite vendute, cioè, tratta di temi pesanti per un fumetto che oggi, per esempio, se guardiamo un fumetto moderno, ma chi è che tratta questi temi? Scusate, ma trovatemi un fumetto che tratti seriamente di droga, prostituzione. Io passo per Firenze e vedo gente che dorme per strada nel centro di Firenze, con un freddo cane, cioè di tutti questi temi il fumetto per certi versi un po' se ne è scaricato, se ne è, come Ponzio Pilato, se ne è lavato le mani. Ovvio che sì, forse qualche volta in Dylan Dog si fa un accenno, forse Dylan Dog è quello un pochino più Tex e Zagolo, ovviamente non ne parla, che devo parlare, sono ambientato nel Far West, cioè, però voglio dire, leggendo queste storie io mi rendo conto che anche qui addirittura una storia di matrimoni combinati in un campo rom, insomma, cose che, voglio dire, leggerle così, cioè una ragazza che deve sposare un uomo vecchio perché il padre l'ha venduta. Cioè, ma una storia così, ma non mi trovate un fumetto moderno, contemporaneo, che affronti questi temi? Io non ne ho, cioè, non ne ho memoria, quindi pensare a queste storie del 75, queste storie del 75 ovviamente rispetto al fumetto classico, che Tex e Zagor in fondo si sì, sono cambiati, ma mica tanto, insomma. Alla fine Tex e Zagor si fanno un po' un punto d'onore di non essere mutati troppo nel tempo. Quindi abbiamo Zagor che c'è, che brava la cosa, che è ancora con Morti, eccetera, eccetera. Però entra in un gioco autoreferenziale. Nel mondo di Zagor, o ne sei dentro o ne sei fuori. Nel senso che o tu ci entri con la sospensione di giudizio e quindi devi accettare da Fidak, sì, da Fidak, Trumpi a quello che è, insomma, l'ubriacone, eccetera, eccetera. Qui però in realtà l'unico che fa una cosa simile, con l'unico fumetto che fa una cosa simile, mi viene in mente è il morto. Esce, è l'unico che veramente attua una politica, ovviamente questi sono temi degli anni 60, i reduci del Vietnam, i Pellirossa, gli indiani del Nord America, cioè tutte tematiche che rimandano a quel cinema lì, nel senso Corvo Rosso, Non avrà il mio scalpo,
Giubbe Blu, cioè tutti quei film di denuncia degli anni 60, 70, eccetera, eccetera. La guerra in Vietnam, insomma, Apocalypse Now, insomma, il cacciatore, ecco, insomma. È ovvio che ti devi un po' immergere in quell'atmosfera lì, però veramente questi sono dei fumetti. Io Zappietro, Ray Collins, grandissimo, cioè grandissimo, grandissimo sceneggiatore. Io all'epoca gli davo nel 75, io ero 68, 7 anni, quindi è ovvio che io gli davo una scorsa, è ovvio che per me bambino, nei tempi ormai dell'antica preistoria, dell'antica Roma, sì, quello che ci stupiva a noi era anche l'ampio uso di donne scollacciate, non che si vedesse niente, però questi erano fumetti un po' più, che se ti beccavano con Lancio Storia, un po' insomma, Lancio Storia, non sapere, era un fumetto un po' più per adulti, non era un fumetto per bambini. Oggi fa ridere queste cose, nel senso, però non che ci fosse niente, ma nel senso si vedevano fanciulle un po' più provocanti con il disegno argentino, quindi erano fumetti che insomma i genitori, se ti beccavano con Lancio Storie, non avevano tutto questo piacere. In realtà erano storie molto adulte, cioè io poi in realtà non mi piacevano molto queste storie, a parte qualche visione scollacciata, e poi neanche si vedeva niente di particolare, però erano storie che per me 7-8 anni preferivo di gran lunga o Zagor o il gruppo TNT, nel senso quello era il mio mondo. Devo dire che poi si leggeva Lancio Story con queste, cioè c'era un po' di tutto, quindi Lancio Story, come sapete, è una rivista generalista, quindi c'erano vari fumetti. Mi piacevano più quelli di Robin Hood, insomma, quelli di epici, appunto Dago, però degli anni 80, che ve lo sto a dire a fa, Dago, Gilgamesh, Nippur, però voglio dire, riprendete questo, costa 4,99 euro, riprendetevi queste storie, perché il vecchio Zappietro, Ray Collins, pur con tutto il tempo che è passato, e poi c'è un filone d'amarezza tremendo, nel senso che ovviamente quando ha letto 5 storie di quelle ti piglia un po' un magone. Come legge Leopardi. In effetti c'è, cioè, tra Leopardi e Lancio Story. Va bene, Leopardi e Lancio Story, ci può essere un trait d'union. Secondo me Leopardi queste storie se le avrebbe lette volentieri. Ecco, io sono sicuro che il conte Leopardi avrebbe tranquillo detto, ma quasi quasi mi fai leggere un po' il 56. Va bene. Quindi Leopardi e Larry Mannino mi sembra un'accoppiata perfetta, e credo che chiamerò questo video così, perché onestamente la filosofia, che poi c'è una filosofia dietro a queste storie, ovviamente Larry Mannino, che rimanda ovviamente al detective, l'hard boiled americano, però cioè si capisce che Zappietro aveva fatto il poliziotto e quindi certi ambienti li conosce, non dal punto di vista solo letterario, ma che ci ha bazzicato. E il vecchio Ugo Pratt non smetterà mai di stupirci, perché Ugo Pratt è stato persona, oltre che grandissimo disegnatore e sceneggiatore, che ha scoperto, a parte Ray Collins, ma anche ha scoperto Andrea Pazienza, perché in realtà nella disputa chi ha scoperto Andrea Pazienza quando arrivò a Linus, mi sembra a Linus, cioè Umberto Eco gli doveva fare una lettera di presentazione che poi non gli fece. Ovviamente fu bloccata all'ingresso, e appunto racconta Andrea Pazienza, quindi possiamo tranquillamente crederci che fu il capoccione, perché Ugo Pratt era questo bone immenso, che guardando i disegni di Pazienza, siccome non era un cretino, disse: questo disegnatore vale, fatelo lavorare. E quindi Ugo Pratt, veramente, oltre come grande disegnatore, era una persona che, avendo viaggiato, aveva un occhio fine, cioè lui il genio lo riconosceva subito, anche in ambiti in cui, cioè tra lui e, cioè tra le storie di un corto, in realtà c'è un trait d'union tra Corto Maltese e gli eroi di Pompeo, di questo magari ne parleremo, però apparentemente una legge Corto Maltese e Pazienza sono due cose che non c'entrano niente tra di loro, c'entrano, però, e quindi uno tutto potrebbe pensare che Ugo Pratt apprezzasse fumetti tipo quelli di Pompeo e di Pazienza o di le storie di Zanardi. Ma in realtà poi Ugo Pratt volle Pazienza nella sua rivista Corto Maltese, la rivista che poi ebbe pochi numeri, ma che io
conservo gelosamente qualche esemplare come reliquia da attaccare. Ora, ovviamente siamo in un mondo in cui siamo nell'era del manga, quindi è ovvio che insomma, anche i canali che giustamente, dico giustamente, non dico ingiustamente, dico giustamente che ottengono più successo di pubblico sono quelli dei manga. Perché è il momento loro, nel senso è la loro stagione. Però io onestamente non me la sento di dimenticare queste perle di fumetto che sono veramente delle piccole chicche, che ovviamente non possono essere dimenticate. Perché qualsiasi, cioè, qui uno che legga manga, legga Bonelli, si legge, prende questi due volumetti di Stretto della Gazzetta dello Sport, se li legge. E mi dice: no, è una schifezza, te la ritiro in faccia. Se me la ritiro in faccia, dico: va bene, t'ha ragione. Però leggete, cioè, vorrei anche invitare, anche io cercherò di fare un viaggio trasversale al mondo dei manga, nel senso, per quel poco ci capirò io. Anche se io sono stato tra i primi ad aver visto delle anime, che noi chiamavamo cartoni animati, naturalmente. Ne c'ho Goldrake e Mazinga, siamo stati noi i primi a vederli. Ma questa è un'altra storia, non so bene. Però voglio dire, in realtà io sono cresciuto con i cartoni animati giapponesi, cioè voglio dire, faccio tanto, ma siamo cresciuti con quella roba lì. Non li leggevamo perché guardavamo solo quelli che noi addirittura io ho visto da bambino, Heidi, tutta Heidi, il nonno, eccetera, la signora Rottermeier. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Remy. La storia di Remy, io penso che siano delle cose più al confronto Larry Mannino è una botta d'allegria, ecco, Remy penso sia stato quei cartoni animati che a 16 anni che comprava la Rai negli anni 70, Remy era una cosa che, ma addirittura dagli Appennini alle Ande, cioè delle cose, delle storie tristissime. Io non so perché ai giapponesi piacessero, perché noi li guardavamo con due occhi così, perché la cosa era come darsi le, cioè veramente. Quando venne l'Ape Maia, almeno era una botta d'allegria. Quindi sono cresciuto anch'io con quelle cose lì, quindi non è che poi so così dicono. Però voglio dire, tutto questo discorso folle, dire che qualsiasi cosa leggete vi piace, date un'occhiata, disegni saranno ormai un po' invecchiati, eccetera, eccetera. Date un'occhiata a questi due volumi e ditemi se ne vale la pena o no. Se non ne vale la pena, mi scrivete qui sotto e dite: oh, ci ha consigliato una ciofeca. Secondo me, se era roba che piaceva Ugo Pratt, non doveva essere tanto una ciofeca. Ugo Pratt, corto maltese, ha ripreso l'Odissea e lì in questo caso corto maltese è un figlio diretto, cioè non dico che Ugo Pratt è Omero, ma nel senso che c'è molto di poema epico in corto maltese. Ma questa di Hebe Jackson London è un'altra storia.